Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo primo incontro del ciclo di dirette La fisica in Super 8, storie di scoperte, organizzato dall'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oggi apriremo questo percorso insieme a Lucia Votano, fisica e ricercatrice INFN. E Lucia è stata anche direttrice dei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'INFN. Lucia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Lucia ci racconterà gli albori della fisica delle particelle e un po' di storia dell'INFN e del ruolo che la ricerca in fisica ha avuto e ha in Italia oggi. E durante la diretta potrete farci delle domande e cercheremo di rispondervi il più possibile negli ultimi 20 minuti. Per farci domande, vedete che la chat di YouTube è chiusa, però potete scansionare il QR code che vedete in sovraimpressione e accedere a una chat moderata. E potete trovare anche il link in descrizione del video di YouTube. Però inizierei facendo io a voi una domanda e proveremo poi a rispondere a questa domanda durante tutto il corso di questo incontro. Non è una domanda di fisica. La vedete adesso se scansionate il QR code in sovraimpressione, perché da lì potete accedere non solo alla chat box, ma anche a un sondaggio. La nostra domanda è: quanto giudicate importante il ruolo della ricerca per la società e per il futuro? Intanto che ci inviate le vostre risposte, colgo l'occasione per dirvi che questo ciclo di incontri è stato organizzato nell'ambito del concorso per le scuole secondarie di secondo grado Audioritratti di Scienza e vi ringraziamo molto per essere stati così numerosi a partecipare perché abbiamo oltre 1.400 studenti e studentesse iscritti. E con questa attività vorremmo anche farvi conoscere la Mediateca dell'INFN, che è un archivio video di materiale storico sulla fisica italiana e può essere uno strumento molto utile per le vostre ricerche oppure per i vostri approfondimenti e curiosità. Quindi durante questi incontri utilizzeremo alcuni materiali tratti dalla Mediateca proprio come supporto del nostro racconto. A questo punto iniziamo. E appunto per capire insieme quale ruolo può svolgere la fisica e la ricerca scientifica nella società, partiamo dal passato e guardiamo un po' il ruolo, cerchiamo di capire qual è il ruolo che l'Italia ha avuto nella ricerca in fisica delle particelle, cominciando da un esperimento che si è svolto nel 1943 a Roma, nello scantinato di un liceo romano, e che è l'esperimento che in un certo senso ha dato il via alla fisica delle particelle. E quindi, Lucia, a quale scoperta ha portato questo esperimento e perché è stato un momento così importante nella storia della fisica? Stiamo parlando dell'esperimento noto come l'esperimento di Conversi, Pancini e Piccioni, che effettivamente è entrato nella storia della fisica. Tanto per dirvi, il premio Nobel Luis Alvarez, che ha ricevuto il premio nel 1968, di fronte al re di Svezia, diciamo proprio nel ricevere il premio, ha detto la frase che leggo per la precisione: vorrei dire che la moderna fisica delle particelle iniziò negli ultimi giorni della Seconda Guerra Mondiale, quando un gruppo di giovani fisici italiani, Conversi, Pancini e Piccioni, che erano a Roma nascosti alle forze di occupazione tedesche, iniziò un esperimento fondamentale. Ora, perché è così importante? Vedete, a quei tempi molti degli studi sul nucleo atomico, sulle particelle, gli albori della fisica delle particelle, si facevano sfruttando i raggi cosmici. Cosa sono i raggi cosmici? È una pioggia incessante di particelle che ci arriva dalla nostra galassia, ma anche al di fuori della galassia, che non era stata scoperta moltissimi anni fa, era stata scoperta nel 1912 da Victor Hess, perché si erano accorti che, diciamo, misuravano nell'ambiente più radioattività di quella che, diciamo, la radioattività naturale potesse giustificare. E quindi scoprì questa radiazione
soprattutto sono protoni in massima parte che ci vengono appunto dal cosmo, che però a contatto con i nuclei dell'atmosfera fanno degli sciami numerosissimi di particelle. Bene, diciamo, in quel periodo la scuola di fisica degli studi sui raggi cosmici aveva a capo Bruno Rossi, che è uno appunto abbastanza famoso nella storia della fisica, che era non solo un bravo, diciamo, come fisico, ma anche nel costruirsi nuova e raffinata strumentazione. E proprio grazie ai suoi esperimenti, fece esperimenti anche ad Asmara, eccetera, si riuscì a capire che questa radiazione che veniva dall'alto non era fatta solo da quelli che si chiamano i raggi gamma, cioè da radiazione elettromagnetica, ma erano particelle cariche, quindi cioè dotate di massa e cariche elettricamente, anche abbastanza penetranti. Però non si conosceva nulla della loro, che particelle erano, non si sapeva se erano differenti dalle pochissime che a quei tempi ancora si conoscevano. E se uno si ferma a pensare, sono passati meno di 100 anni, ma uno si rende conto, diciamo, di quali enormi progressi abbia fatto la fisica in questi decenni. Adesso, quando, diciamo, nel 1937 Anderson e Neddermeyer riuscirono a capire che le particelle individuate proprio da Rossi, ma anche da Compton, nei raggi cosmici avevano una massa intermedia tra gli elettroni e i protoni, che erano tra le poche particelle conosciute, le chiamarono appunto mesotroni. Allora, siccome era già stata fatta l'ipotesi che le forze nucleari che tengono insieme, diciamo, il nucleo, che sono la forza forte, che da che oggi chiamiamo la forza forte, si pensava che fosse mediata da una particella, e questa ipotesi si chiamava la particella di Yukawa, 200 volte più pesante dell'elettrone, diciamo, tutti ritenevano che potesse essere un buon candidato. Ora, l'esperimento invece di Conversi, Pancini e Piccioni riuscì a dimostrare, studiando la vita media di questa particella scoperta nei raggi cosmici, che non poteva essere questo intermediario della forza forte. E diciamo, difatti, poco dopo, diciamo, si scoprì, studiando, facendo degli studi sempre esponendo delle emulsioni nucleari, dei particolari rivelatori, sempre ad alta quota, diciamo, quindi ai raggi cosmici, che non era la particella di Yukawa, ma bensì un'altra particella finora non conosciuta, il cosiddetto pione, che poi, essendo una particella che aveva una vita media, diciamo, breve, decadeva poi nel muone. E quindi che era invece la particella scoperta nei raggi cosmici. Quindi, in qualche modo, diciamo appunto, questo fu l'inizio della storia delle particelle elementari. Ora, la storia è anche interessante perché questo esperimento si faceva alla città universitaria, però era il periodo della guerra, e questo esperimento fu trasportato con un carretto dagli studenti, anche dai professori, al liceo Virgilio, perché essendo più vicino al Vaticano si pensava che fosse una zona più protetta da eventuali bombardamenti, e quindi questo è proprio l'inizio della fisica delle particelle. Lei nel suo racconto ha citato anche Bruno Rossi e appunto gli esperimenti in fisica dei raggi cosmici precedenti al 43. In effetti anche appunto nei primi anni del Novecento e in particolare poi negli anni 20 e negli anni 30 l'Italia ha avuto un ruolo importante nella storia della fisica. Quali altri sono stati i protagonisti di questa storia?
Sì, diciamo che in quegli anni, appunto gli anni, come hai detto giustamente, gli anni 20 e 30, c'erano due grandi scuole di fisica in Italia. Una è questa, appunto, che studiava sostanzialmente i raggi cosmici, aveva come capo, che aveva creato una scuola poi in varie università, era quella di Bruno Rossi. L'altra era più sullo studio dei costituenti del nucleo, che invece era a Roma intorno a Enrico Fermi. Enrico Fermi, devo dire che sicuramente forse è il più grande o uno dei più grandi geni che l'Italia abbia avuto, ed era geniale perché era altrettanto bravo sia in fisica teorica che in fisica sperimentale. E Fermi, che aveva vinto giovanissimo la cattedra a Roma, fu chiamato proprio all'Università di Roma nel 1926 e chiamò intorno a sé, ebbe il merito di creare una scuola, chiamando attorno a sé delle persone altrettanto geniali: Rassetti, Segredo, Aldo Amaldi, D'Agostino, Bruno Contecorvo, e anche più, diciamo, saltuariamente come teorico ci sarà Ettore Majorana. E sono quelli che già allora erano universalmente conosciuti nel mondo, non solo in Italia, come i ragazzi di via Panisperna. Il lavoro teorico di Fermi più importante riguarda la teoria del decadimento beta, cioè un processo con cui alcune sostanze radioattive decadono emettendo, diciamo, elettroni e un neutrino, che però ancora la cui esistenza doveva ancora essere dimostrata. Ma, diciamo, gli studi che soprattutto sperimentali che Fermi e i ragazzi di via Panisperna fecero in quegli anni facevano seguito alla scoperta della radioattività artificiale da parte dei coniugi Irène e Frédéric Joliot-Curie. Questa cosa aveva suscitato grande entusiasmo, e l'idea geniale di Fermi fu quella di immaginare che riuscire a fare delle reazioni nucleari per produrre degli isotopi radioattivi, cioè delle sostanze radioattive, non bombardando con le particelle alfa come avevano fatto i coniugi Curie, ma con il neutrone, perché essendo elettricamente neutro, poteva meglio superare la repulsione elettromagnetica da parte dei nuclei. E quindi i ragazzi di via Panisperna riuscirono a indurre questa radioattività artificiale in nuclei molto più pesanti di quelli dei coniugi Curie, fino all'uranio, tanto che pensarono che, diciamo, in questa idea loro pensarono che anche l'uranio avesse assorbito questi neutroni, e pensarono di avere scoperto degli elementi nuovi, che allora si chiamavano transuranici, che presero il nome di ausonio ed esperio, e la notizia fece il giro del mondo. Ora racconto questa cosa perché è interessante, perché in realtà, diciamo, la scoperta era importante, sperimentalmente sicuramente vera, ma era l'interpretazione di quello che avevano visto che non era in un certo senso corretta, perché in realtà loro avevano visto una reazione di fissione dell'uranio, cioè l'uranio si era spaccato in elementi più leggeri. E questo si capirà poi da lì a poco, proprio con la scoperta della fissione nucleare da parte di Lise Meitner, una donna, un Nobel mancato anche al femminile, e di Otto Frisch. Ora, questa cosa io la racconto sempre perché non deve sorprendere che anche un genio, diciamo, e tutti i geni da cui erano contornati, avessero in un certo senso preso un abbaglio nell'interpretare i fatti sperimentali, quelli veri, perché la scienza procede proprio così, non procede sempre per via lineare, ma riesce comunque piano piano ad accertare la verità. Nel 1938 Fermi ottenne per questa, diciamo, scoperta il premio Nobel, ma recatosi a Stoccolma per ricevere il premio,
Intanto non indossò il frac e non l'uniforme come voleva il regime fascista, ma aveva già deciso, in quanto aveva una moglie ebrea, di non tornare più in Italia perché temeva per la vita di sua moglie. Quindi, dopo un primo soggiorno a Copenaghen, in realtà poi si imbarcò su un transatlantico e si trasferì negli Stati Uniti per lavorare, poi da lì ha sempre lavorato negli Stati Uniti. E questa cosa, diciamo, perché intanto, vedete, proprio nel 1938 l'Italia fascista aveva promulgato le leggi razziali. E questo, diciamo, per esempio Bruno Rossi fu cacciato dall'università, anche lui andò negli Stati Uniti, ma non solo Fermi o Bruno Rossi, ci sono altri segre nella Mortara, ma anche in altri campi al di là della fisica. In un qualche modo le leggi razziali nel 38 e poi anche la Seconda Guerra Mondiale praticamente distrussero in un certo senso quasi completamente queste due grandi scuole di fisica, una che è centrata intorno a Fermi e l'altra centrata intorno a Bruno Rossi. E questo, diciamo, questa emigrazione verso gli Stati Uniti degli scienziati, che non è stato solo un fatto italiano, ma anche dalla Germania o anche dall'Europa occupata, ha fatto la fortuna degli Stati Uniti, perché molti degli scienziati che poi sono emigrati, che hanno cominciato a lavorare lì, sono stati la causa principale, sicuramente, del grande sviluppo scientifico e tecnologico degli Stati Uniti, che hanno fatto pure la fortuna economica degli Stati Uniti. E poi bisognerà, come dico sempre, aspettare 70 anni perché questo primato degli Stati Uniti comincia ad essere intaccato da un altro continente, il continente asiatico, in particolare la Cina, che grazie a imponenti investimenti sia nella formazione che nella ricerca scientifica, e comincia a contendere lo scettro agli Stati Uniti dal punto di vista scientifico e tecnologico. E l'Europa, che fino a 100 anni fa era stata praticamente, aveva il monopolio della conoscenza nel mondo, e ormai comincia a essere relegata a ruoli di terzo grado, come dire, quasi, non voglio dire, ma quasi da comparsa. Quindi, vedete come, diciamo, certe volte la politica può, in un certo senso, diciamo, le leggi razziali sono state il più grande regalo che sia Hitler che Mussolini hanno fatto agli alleati e soprattutto agli Stati Uniti. Però nonostante questa grande migrazione di scienziati europei, ma anche appunto soprattutto italiani, verso gli Stati Uniti, comunque in Italia la scuola di Fermi, la scuola di Bruno Rossi hanno comunque dato poi il via hanno continuato in qualche modo per la tradizione scientifica italiana, perché nel dopoguerra poi appunto nasce l'INFN, Sì, infatti, sviluppando questi due rami. sì, per fortuna, diciamo, qualcuno era rimasto in Italia in un certo senso, e queste figure soprattutto sono queste che vedete nella foto, Gilberto Bernardini e soprattutto Edoardo Amaldi, il quale riuscì proprio a raccogliere, diciamo, i resti di quella valorosa scuola e in qualche maniera a rilanciare lo studio della fisica in Italia, e questo è avvenuto proprio nel 1951 con la fondazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Perché vedete, l'idea vincente di Amaldi, che era anche in un certo senso un buon politico, non perché facesse politica, ma perché
si rendeva conto dell'importanza della ricerca scientifica per un paese, aveva contatti anche ad alto livello in campo industriale, eccetera, fu quella proprio di concentrare le forze esistenti, le poche forze esistenti, in un unico istituto, in maniera da coordinare sia le poche risorse a disposizione, ma soprattutto l'attività, quindi di avere una massa critica capace di interloquire anche con la politica per avere poi i finanziamenti. Quindi nel 51 l'INFN nasce come un istituto non autonomo, ma come un istituto del CNR. Ora, vedete, queste persone erano veramente di altissimo profilo, questi fondatori dell'INFN, perché immediatamente dopo appena 2 anni, presero delle decisioni, in quegli anni, delle decisioni strategiche, con una visione strategica di lungo periodo, che effettivamente di cui ancora oggi noi in qualche maniera traiamo profitto. E la prima decisione importantissima fu quella nel 53 di costruire un elettrosincrotrone, scegliendo poi come sede quelli che saranno diventati i laboratori di Frascati, un elettrosincrotrone di energia 1000 milioni di electron volt, e che all'epoca, vedete, l'elettrosincrotrone era la macchina più all'avanguardia in un certo senso, o sicuramente molto competitiva con gli acceleratori che erano già stati costruiti o stavano per essere costruiti negli Stati Uniti, e anche si progettavano al CERN di Ginevra. Quindi, vedete, quello che mi importa anche sottolineare è che questa decisione di costruire una grande infrastruttura di ricerca, un enorme sforzo, non solo scientifico ma tecnologico, perché è anche economico, di costruire un acceleratore, non è una macchina acceleratrice, non è un piccolo strumento, è veramente qualcosa di estremamente complesso. Questo era nello spirito dei tempi, perché nel dopoguerra effettivamente l'Italia era percorsa da questi fermenti innovativi, la voglia di nuove iniziative, e quindi il sincrotrone, pensate, fu costruito in appena, era già pronto nel 1958 con grande rapidità, e a capo di questa impresa fu chiamato Giorgio Salvini, che all'epoca in cui fu nominato direttore, diciamo, a capo di questa impresa, aveva solo 33 anni. Adesso purtroppo i ragazzi a 33 anni ancora sono molto spesso ancora precari. L'altra cosa che, quindi, diciamo, la costruzione dell'elettrosincrotone fu un successo non solo per quelli che l'avevano fatto, ma fu un successo per l'Italia intera, perché voi dovete immaginare quali erano le condizioni dell'Italia appena uscita dalla guerra, in cui non solo c'era stata la distruzione delle case, bombardamenti, morti, eccetera, ma anche tutta la struttura industriale, la potenza industriale che l'Italia aveva prima della guerra praticamente era stata distrutta. E diciamo, scusate se cito me stessa, ma insomma, nel libro che ho appena pubblicato sulla storia dell'INFN, io ho messo un capitolo dedicato alla mia infanzia, perché io ho 75 anni, quindi diciamo negli anni 50 c'ero già, e siccome sono cresciuta in Calabria, proprio racconto la mia infanzia proprio per mettere a contrasto quelle che erano quello che io vedevo dell'Italia in Calabria, delle sue condizioni economiche, eccetera, con la realizzazione di questa enorme impresa scientifica e tecnologica come fu la costruzione dell'elettrosincrotrone. Non so se fermarmi adesso o raccontare ancora un po' di Frascati, perché forse mi sono un po'
dilungata. Io farei vedere, visto che stiamo parlando dell'elettrosincrotrone, farei vedere un video del 59 a testimonianza appunto di questo grande passo avanti per la fisica italiana e poi possiamo continuare a parlare di frascati e delle altre infrastrutture dell'NFN. Esistono dunque nell'atmosfera altre radiazioni e particelle dotate di alta energia e quindi di grande potere di penetrazione, che provengono dagli spazi celesti e costituiscono i cosiddetti raggi cosmici. Essi vengono utilizzati per studiare le forze che tengono unite le particelle del nucleo atomico. Ma questo lavoro di ricerca scientifica rimane affidato all'incontro casuale e rarissimo tra alcuni componenti dei raggi cosmici e il nucleo atomico, oggetto principale di studio della fisica moderna. Per non affidarsi al caso è necessario fabbricare in laboratorio i raggi cosmici. A ciò servono le macchine acceleratrici, i betatroni, i ciclotroni, i sincrotroni, macchine che hanno raggiunto proporzioni gigantesche, ma che mettono a disposizione dei ricercatori queste radiazioni e particelle dotate di alta energia in modo continuo e regolabile. Ecco il sincrotrone di Frascati, oggi la più potente macchina acceleratrice per elettroni del mondo. L'elemento fondamentale della macchina è il grande anello del magnete, che da solo pesa più di 100 tonnellate. Il campo magnetico del sincrotrone ha la funzione di guidare gli elettroni come sul percorso obbligato di una pista. Il fascio di elettroni, che all'inizio occupa tutta la ciambella, si restringe sempre più fino a percorrere un'orbita centrale. Siamo al punto culminante della vita degli elettroni accelerati. Un bersaglio, costituito da una sottile lastra metallica, è piazzato all'interno della ciambella. Alla fine del ciclo di accelerazione, l'orbita elettronica si stringe sempre più. Nell'urto, gli elettroni trasformano la loro energia in radiazioni gamma, penetranti come alcune componenti dei raggi cosmici. Il sincrotrone ha raggiunto lo scopo prefisso. Eccoci. Intanto vi ricordo un secondo che se volete potete mandarci le vostre domande scansionando il QR code che tra poco risponderemo alle vostre curiosità. Ok, possiamo tornare invece al nostro racconto. Quindi, insomma, fin qui abbiamo appunto detto che c'erano un po' due scuole. Una che ha sviluppato, diciamo, lo studio delle particelle a partire dalle astroparticelle, quindi da quelle che arrivavano dal cosmo, e invece un'altra che invece si è focalizzata più sullo studio delle particelle, producendole in laboratorio, come abbiamo visto, per esempio, adesso dal video dell'elettrosincrotrone di Frascati. Per quanto riguarda invece l'altra branca, appunto l'altro ramo di cui abbiamo parlato, quindi quello delle astroparticelle, anche quello è stato poi, diciamo, sviluppato dall'INFN e dalla fisica italiana del dopoguerra. Sì, diciamo il passaggio, la necessità che si era sentita negli anni 50 di fare una prima macchina acceleratrice in Italia e, diciamo, in un certo senso lo stesso passaggio che ha fatto l'Homo sapiens da raccoglitore, cacciatore a coltivatore ed allevatore, cioè l'acceleratore di particelle sono un modo come appunto i fisici si costruiscono, coltivano le particelle che servono per i loro studi. E diciamo, volevo ricordare brevemente un altro grande evento, diciamo, che ci fu a Frascati. Prima di passare all'altro laboratorio, perché nel 1960 Frascati, già dagli anni 50, c'era in Italia un grande personaggio, poco noto, meno noto di Fermi, dei ragazzi di Via Panisperda, ma che veramente ha avuto un ruolo fondamentale, che fu Bruno Tuschek.
il quale nel 1960 fece un seminario che è rimasto nella storia mondiale, diciamo, della fisica, perché sostanzialmente propose un nuovo tipo di acceleratori, i collider, quelli che si chiamano in inglese i collider, cioè faceva, l'idea era di far scontrare particelle e antiparticelle che giravano nello stesso acceleratore e farli incontrare testa a testa. E questo per mettere a disposizione della reazione che poi veniva prodotta tutta l'energia dei due fasci, sia di elettroni che di positroni. E questo, diciamo, è stata una rivoluzione non solo nel campo degli acceleratori, perché da allora in poi questo tipo di macchine ha invaso il mondo. Cioè, se esiste l'LHC, lo dobbiamo, il grande acceleratore del CERN di Ginevra, di cui sentirete parlare forse nella prossima puntata sicuramente, lo si deve a Bruno Tušek. Ora, giustamente, Cecilia dice, ma questi due modi di vedere e di studiare, quindi abbiamo abbandonato completamente i raggi cosmici? No. Quello che è successo è che a un certo punto negli anni 60 e poi soprattutto negli anni 70 i fisici sono tornati in qualche modo a capire l'importanza anche di fare i raccoglitori di particelle che arrivavano dal cosmo. Perché queste particelle sono tantissime. Certo, perché ne esistono, anche appunto, esistono i raggi cosmici, ma in realtà Dal cosmo ci arrivano non solo quelli che vengono chiamati raggi cosmici, sono soprattutto protoni, ma arrivano particelle di altro tipo, per esempio i neutrini, per esempio le onde gravitazionali. Quindi è nato intorno agli anni 60-70 un nuovo tipo. Sì? Vorremmo chiedere prima ai ragazzi che ci stanno seguendo, secondo loro quanti sono queste particelle che arrivano dal cosmo e ci attraversano ogni secondo. E quindi abbiamo un'altra domanda a cui provare a rispondere, ci potete arrivare scansionando il QR code. State attenti che c'è un tranello nella domanda. Esatto, c'è un tranello nella domanda, quindi rifletteteci e intanto che rispondete possiamo, appunto Lucia adesso stava introducendo la nascita, sì, di, la nascita di questo, di un nuovo campo di studi, oltre alla fisica delle particelle elementari, la fisica dei raggi cosmici, la fisica astroparticellare, che è una parola coniata dai fisici per dire un modo per studiare contemporaneamente l'infinitamente piccolo, quindi le particelle elementari, e anche l'universo, la sua origine, la sua evoluzione. E per far questo, queste particelle che ci arrivano dal cosmo sono estremamente utili. Qual è però la caratteristica di uno studio di questo tipo? È che siccome sono eventi molto rari questi che noi andiamo cercando, sia neutrini, onde gravitazionali, ma anche altri fenomeni, in un certo senso i raggi cosmici costituiscono un disturbo, un rumore, e quindi c'è bisogno di mettersi sotto le montagne. Perché? Perché le montagne assorbono il grosso dei raggi cosmici, e quindi come gli acceleratori sono le infrastrutture a servizio dello studio delle particelle elementari, dell'infinitamente piccolo, paradossalmente mettersi al riparo della montagna ci consente di studiare pure l'universo. E quindi in Italia esiste un'altra grande infrastruttura, che sono i laboratori nazionali del Gran Sasso, di cui appunto Lucia è stata anche direttrice, e come abbiamo visto il video sui laboratori nazionali di Frascati, adesso guarderei il video sui laboratori nazionali del Gran Sasso, dove appunto si svolgono ricerche proprio sull'astroparticelle. Nelle profondità del più grande massiccio appenninico, questi uomini sono impegnati in un'impresa scientifica senza precedenti. La realizzazione dei laboratori sotterranei di fisica accanto alla Galleria del Gran Sasso d'Italia. Il progetto, nato nel 1980 per iniziativa del professor Antonino Zichichi, all'epoca presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
raccolse subito i consensi dell'ANAS e della comunità scientifica internazionale, che vedevano nel nuovo laboratorio le condizioni ideali per lo studio della radiazione naturale al riparo dai raggi cosmici di bassa energia. Esistono infatti fenomeni estremamente rari, di enorme importanza scientifica, che possono essere studiati soltanto in laboratori sotterranei, protetti da grandi spessori di roccia, per attenuare il flusso dei raggi cosmici che, investendo continuamente la Terra, disturberebbero in superficie la rivelazione dei segnali più interessanti. In tal senso, il laboratorio del Gran Sasso favorirà il nuovo corso della fisica fondamentale. Mentre le maestranze sono ancora impegnate negli ultimi ritocchi alle opere civili e agli allestimenti, gruppi di specialisti, con l'ausilio dei carri ponte ad arco funzionanti nelle tre sale, iniziano a installare i grandi apparati sperimentali destinati a studiare tanti fenomeni sulla doppia frontiera dell'infinitamente piccolo e dell'infinitamente grande. Bene, spero e mi auguro che i ragazzi possano anche andare a visitarlo, sia il laboratorio di Frascati e il laboratorio del Gran Sasso, perché effettivamente è impressionante da visitare, perché trovarsi sotto la montagna, il laboratorio si trova a metà del tunnel autostradale sotto il Gran Sasso dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, e effettivamente lascia il segno una visita al laboratorio. Ora, di che cosa si occupano i fisici che lavorano al laboratorio del Gran Sasso? Intanto dico che il laboratorio del Gran Sasso, che è un laboratorio nazionale, in realtà raccoglie ricercatori da tutto il mondo, cioè quasi il 60% di quelli che ci lavorano vengono dall'estero, quindi in qualche modo è un attrattore di cervelli dall'estero, quindi altrettanto internazionale, per esempio, del laboratorio del CERN, che fra l'altro è stato fondato, uno dei fondatori del CERN di Ginevra è stato proprio Edoardo Amaldi, tanto che è diventato il primo segretario generale nel 1953. Quindi, come vedete, ci sono queste cose parallele, una grande infrastruttura di ricerca in Italia, ma anche la vocazione internazionale, cioè quella di inserirsi nella formazione del grandissimo laboratorio europeo. Ora, che cosa si studia al laboratorio del Gran Sasso? Vedete, io dicevo prima che è impressionante ripercorrere la storia della fisica delle particelle per accorgersi come in meno di 100 anni la fisica, questo tipo di fisica, abbia fatto dei progressi enormi. Bene, e diciamo, si sono scoperte centinaia di particelle. Allora si conosceva l'elettrone, il protone, il neutrone e poco altro. Poi adesso conosciamo centinaia di particelle. Allora, per mettere un po' d'ordine in tutto questo zoo di particelle, negli anni 60 e 70, diciamo, i teorici hanno formulato quello che si chiama il modello standard delle particelle, che è una specie come di tabella di Mendeleev, invece che per le sostanze chimiche, per le particelle elementari, che è un po' la somma di tutto quello che noi conosciamo. Penso che alla prossima puntata ne sentirete sicuramente parlare. Ora, quindi noi potremmo dire, beh, abbiamo capito tutto, sappiamo abbastanza sulle particelle elementari, però non vi sorprenderà sapere che questo modello standard, questo summa di tutte le 100 anni di lavori intensi, in realtà si applicano solo al 5% dell'universo. Cioè il 95% di quello che c'è nell'universo noi non sappiamo di che cosa è fatto. Sappiamo che c'è circa un 20-25% di particelle sconosciute, ancora noi sconosciute, che costituiscono quella che si chiama la materia oscura, e il resto è una cosa ancora più misteriosa, che è l'energia oscura. Quindi chi ha visto, chi conosce i film di Star Trek, il lato oscuro dell'universo, beh, il lato oscuro dell'universo esiste, però non è malvagio, è solo che a noi è ancora
sconosciuto. Bene, al laboratorio del Gran Sasso, una delle linee di ricerca è proprio di dare la caccia, di cercare di capire di cosa è fatta la materia oscura. L'altra grande linea di ricerca riguarda queste altre particelle che spesso io chiamo i fantasmi dell'universo, che sono i neutrini, che hanno veramente sono tra le particelle più intriganti e curiose nel mondo delle particelle elementari, perché si divertono a veramente si divertono a ingannare i poveri fisici, perché intanto interagiscono poco con la materia, quindi ci passano indisturbati, arrivando dagli angoli più remoti dell'universo. Poi hanno una capacità camaleontica, perché sono di tre tipi, e però quando viaggiano nello spazio e nel tempo si trasformano dall'uno all'altro. Quindi i poveri fisici che li studiavano hanno, diciamo, impiegato parecchio a capire tutte queste cose, però molto ancora non si sa della natura di queste particelle. Per esempio, diciamo, forse sono anche la causa, i colpevoli, gli assassini, io dico, la causa della scomparsa dell'antimateria nell'universo, perché nel Big Bang materia ed antimateria erano in quantità uguali. Adesso l'universo a noi visibile è sostanzialmente fatto tutto di materia. Dove è finita l'antimateria? Bene, forse il colpevole è proprio il neutrino. Bene, queste sono le due linee principali di indagine, di ricerche che si fanno al Gran Sasso. Guardate che il Gran Sasso è un'eccellenza mondiale, perché gli esperimenti su queste due linee di ricerca, anche su altre cose che si fanno, sono i più sensibili, i migliori al mondo. Quindi ancora oggi, diciamo, il Gran Sasso, a distanza ormai di 40 anni, però mantiene il suo primato mondiale. A questo punto vorrei rispondere alla domanda che abbiamo fatto agli studenti, vedere intanto che cosa hanno detto loro, cioè quante sono queste particelle da cui dobbiamo ripararci e quindi dobbiamo andare sottoterra al Gran Sasso. Ok, loro hanno proposto, la maggior parte ha proposto miliardi. Qual è la risposta corretta, Lucia? Sì, ho detto che c'era un inganno, perché se intendiamo come particelle i raggi cosmici, quando arrivano sulla superficie della Terra, sono tantissimi e hanno anche diverse energie. Quindi, prima di dire quanti, uno dovrebbe dire quanti a quale energia. Normalmente uno dà un valore a 1 miliardo di elettronvolta, un GeV, che è una particella per metro quadro al secondo. Se invece ci riferiamo ai neutrini, che anche loro sono particelle, anche particelle elementari, ecco perché c'è l'inghippo, quelli, per esempio, dal Sole ce ne arrivano 60 miliardi per centimetro quadrato per secondo. Cioè noi siamo attraversati, anche se stiamo dentro casa, anche sotto il Gran Sasso, anche, cioè perché i neutrini proprio diciamo, passano indisturbati. Quindi ecco perché c'era l'inghippo, perché bisognava dire dipende se sono i raggi cosmici e questo, se sono i neutrini e quest'altro. Poi le onde gravitazionali, anche quelle sono particelle in un certo senso, però quelle bisogna aspettare che ci sia qualche evento catastrofico che le produca, come il primo evento catastrofico registrato nel 2015. Diciamo che forse se consideriamo anche i neutrini in questa domanda, loro vincono, quindi al Sì, di là delle onde gravitazionali. assolutamente, assolutamente. E hanno tutti il diritto, perché i neutrini sono particelle, quindi la risposta è corretta. Però. Quindi abbiamo indovinato. E ok, a questo punto io vorrei tornare alla domanda iniziale, se sei d'accordo, Lucia, Sì, vedere che cosa quella avevano mi interessa risposto. molto. Vedere che cosa avevano risposto. Ok, la maggior parte ha detto molto, il che ci rassicura, direi, anche perché se partecipano a questo evento vuol dire che sono interessati quantomeno alla fisica, alla ricerca. E se vuoi, Lucia, potresti commentare questo Diciamo, risultato. è chiaro che di fronte a una domanda così, quando si parla di ricerca, in un certo senso abbiamo
abbiamo favorito questa risposta molto, però quello che vorrei porre il secondo atto della domanda, a cui spero che i ragazzi rispondano attraverso la chat, ma perché secondo voi è importante? Qual è diciamo il motivo per cui la ricerca è importante? Perché insomma, se arriva qualche domanda, se no magari possiamo fra di noi fare un piccolo se può, allora, io qua ci sono qualche domanda, c'è qualche domanda, però se intanto vuoi dire perché secondo te è importante e poi appunto sì, leggiamo io, questa è una cosa che a cui io tengo molto da dire. Non so se voi sicuramente avrete sentito parlare dire che oggi viviamo nella società o nella economia della conoscenza, che sembra una cosa molto astratta, insomma, come concetto. In realtà è una cosa estremamente concreta. Che cosa vuol dire che viviamo nella società o nell'economia della conoscenza? Che in soldoni la produzione sia di beni industriali che di servizi si basa sempre di più sulla produzione di nuovo sapere, cioè per vincere la concorrenza mondiale bisogna produrre prodotti o servizi, diciamo, non solo cose fisiche, ma insomma anche servizi che sono più innovativi rispetto a quelli già prodotti, anche più accattivanti. Quindi la società della conoscenza è il prodotto di insieme di ricerca scientifica, tecnologica, ma anche di creatività. Per cui quando noi diciamo queste cose, non è che vogliamo perorare solo la causa della ricerca scientifica, magari in fisica in senso stretto, ma della cultura in generale. Cioè l'insieme di ricerca, di formazione, alta formazione, ricerca e cultura in generale, creatività e cultura, è strettamente correlato in maniera, questo ci sono tanti economisti che lo dicono, con il benessere sociale ed economico di un paese. Cioè tanta più ricerca, tanto più voi vi formerete nella vostra vita, meglio vi formerete, tanta più ricerca scientifica e più cultura si produrrà nel nostro paese, tanto più migliorerà il livello economico dell'Italia, ma soprattutto se a tutti è data la possibilità diciamo, di accedere al sapere, bene, si riescono forse ad abbattere anche le disuguaglianze sociali. Quindi c'è questa correlazione diretta tra alta formazione, ricerca, cultura e benessere della popolazione. E una domanda che ci viene posta è: secondo te qual è il futuro della fisica italiana ed europea? Beh, il futuro gira intorno alle grandi domande irrisolte, di cui alcune io le ho citate, perché questo problema, per esempio, della materia oscura che io ho detto, si può affrontare in vari modi. Diciamo, affrontandolo dal punto di vista della fisica astroparticellare e dei laboratori sotterranei, vuol dire costruire sottoterra dei grandi esperimenti che cercano di individuare quelle eventuali rarissime collisioni che ci sono tra questa materia oscura che ci circonda. Noi siamo immersi nella materia oscura, perché questa materia oscura è, diciamo, si chiama oscura non solo perché non sappiamo di che cosa è fatta, ma perché non emette luce, nessuna forma, diciamo, nessuna frequenza. E quindi gli unici modi con cui siamo riusciti a capire che esiste è attraverso l'effetto gravitazionale. Quindi questa materia oscura tiene insieme le galassie, gli ammassi di galassie, eccetera. Allora, se noi siamo immersi nella materia oscura, qualche collisione tra la particella di materia oscura e i nuclei di cui noi siamo fatti, gli strumenti sono fatti, può avvenire. Quindi al Gran Sasso si cerca di rivelare queste collisioni. Però
Queste particelle che cosa sono? Bisogna pensare a qualcosa al di là del modello standard, nuove particelle, una nuova teoria in un certo senso. E queste nuove particelle si possono cercare anche di produrle agli acceleratori. Quindi anche al CERN, in un certo senso, cercano di produrre la materia oscura, cioè possibili candidati di materia oscura. E questo è un problema. La scomparsa dell'antimateria, ma anche, diciamo, sempre l'idea è di andare sempre più nel profondo della natura, di capire quali sono gli ultimi costituenti, le forze fondamentali. E poi c'è un grossissimo problema ancora, che la fisica moderna si basa su due pilastri. Uno è la relatività generale di Einstein, l'altro è la meccanica quantistica. Però queste due teorie ancora non si parlano, perché usano delle matematiche che non sono conciliabili. Quindi l'altro grande sforzo sarà quello di superare questa distanza tra queste due teorie. Ci sono molti che cercano di elaborare delle teorie, per esempio, per mettere insieme tutte e due. Quindi diciamo che non conosciamo molto di più di quello che già conosciamo. Quindi se voi volete partecipare a queste grandi scoperte del Tra futuro, siete benvenuti. i misteri che hai citato c'è anche quello della scomparsa dell'antimateria, e una delle domande che ci hanno posto è che cos'è l'antimateria? Ecco, l'antimateria è un esempio di come voi sapete che la fisica e la matematica vanno a braccetto, ma questo non lo dico io, l'ha detto Galileo Galilei, quindi è una scoperta cioè la fisica parla con il linguaggio, o meglio, la natura parla, poi ci sono problemi filosofici sotto, ma non abbiamo tempo di affrontare. Sapete che spesso quelle che voi chiamate leggi della fisica si esprimono con una formula, con una matematica. Bene, Dirac, che era un grande fisico, aveva elaborato, diciamo, una teoria dell'elettrodinamica quantistica che descrive il moto degli elettroni e delle altre particelle. A un certo punto si è accorto che la soluzione di questa equazione prevedeva anche l'esistenza di particelle del tutto identiche, per esempio l'elettrone, il protone, no, il protone è più complicato, diciamo, parliamo dell'elettrone, che era prevista l'esistenza di un elettrone in tutto simile, ma diverso per la carica elettrica, che è il positrone. Quindi, accanto diciamo, alla materia esiste la sua, come devo dire, controparte speculare che ha molte cose identiche e qualche segno cambiato nei tanti numeri quantici che lo caratterizzano. Qual è la caratteristica? Che materia e antimateria, quando vengono a contatto, si annichilano, come noi diciamo, che vuol dire che si trasformano in pura energia. Allora voi capite che se all'inizio, subito dopo il Big Bang, proprio pochissime frazioni piccolissime frazioni di secondo dopo il Big Bang, non fosse intervenuto un meccanismo che ha sbilanciato la produzione delle particelle rispetto alle antiparticelle, presto o tardi queste si sarebbero annichilite. Che cosa vuol dire? L'universo sarebbe stato un universo di pura energia, non ci sarebbero state le strutture massive di cui noi facciamo parte, le stelle, eccetera. E quindi bisogna capire chi è stato che ha prodotto questa dissimmetria, e probabilmente è stato uno neutrino. Quindi voi capite che l'universo è figlio di una, come devo dire, di una imperfezione nelle leggi della fisica, perché se fossero state perfettamente simmetriche noi non esisteremmo. Tornerei all'inizio con una domanda che ci hanno posto, che è perché il gruppo di fisici Conversi, Pancini e Piccioni non ha ricevuto il premio Nobel? È la domanda. Non l'ha ricevuto ma non è l'unico caso, devo dire, anche Bruno Rossi non l'ha ricevuto, per esempio, e succede, insomma, non sempre le scelte
del Comitato Nobel sono condivise del tutto dalla comunità, o meglio, più la non assegnazione di alcuni premi non è stata, diciamo, non ha l'unanime consenso da parte della comunità. Comunque siamo uomini e possiamo sbagliare. È anche da dire che poi il premio Nobel può essere assegnato solo a persone viventi, quindi diciamo magari che non sempre il premio Nobel arriva come per le onde gravitazionali immediatamente, magari arriva dopo anni e nel frattempo i protagonisti sono anche morti, insomma, quindi. Quindi magari non è stata, come dire, percepita immediatamente l'importanza della scoperta, in questo caso, secondo lei. Ok, a questo punto siamo arrivati alla conclusione di questo incontro. E vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento al 2 febbraio, sempre alle 5, e la prossima volta parleremo della scoperta del bosone di Higgs. E grazie a tutti, grazie Lucia. Grazie, grazie a voi.